Cari amiche e cari amici, come abbiamo visto, il giovane evola di imperialismo pagano, subito dopo il 1929, anno dei patti lateranensi, e in particolare dopo aver conosciuto René Guénon, non fu più così intransigente in maniera negativa rispetto al cristianesimo, ma accolse alcune tesi di René Guénon che individuavano nel cattolicesimo alcuni aspetti tradizionali e al punto da far pensare a Guénon che il cattolicesimo fosse una religione al pari dell'induismo e dell'islamismo. Di tutto rispetto relativamente a un discorso tradizionale. E allora la tradizione, certo, costituisce l'unico punto di riferimento nel caos del mondo occidentale moderno. E sebbene oggi non c'è una vera e propria dottrina iniziatica nel cattolicesimo, eppure il cattolicesimo ha, secondo Guénon, cristallizzato, potremmo dire, un deposito sapienziale che può essere liberato. Di conseguenza, secondo Guénon, è un errore cercare nella tradizione greco-romana una possibilità di recupero dei principi della tradizione con la T maiuscola, proprio perché la tradizione greco-romana non esiste più. Quando fa queste affermazioni parla dal punto di vista storico, cioè secondo la versione ghenoniana, secondo la prospettiva ghenoniana, ciò che accade non è mai stato, cioè non ci può essere una sorta, Nietzsche parlerebbe di eterno ritorno delle uguali. Quello che è stato, basta, appartiene a quel periodo storico e non ci può essere nel mondo di oggi una riproposizione di tanti dei valori che appartennero alla tradizione greco-romana. E così Guénon si pone come unico e naturale erede della tradizione antica, cioè pone il cristianesimo come unico e naturale erede della tradizione antica. E poi individua in molti riti esoterici cristiani tutta una serie di elementi tradizionali che non sono affatto trascurabili. Così Guénon, secondo le sue analisi, ridà la dignità al cristianesimo come dottrina, almeno alle origini esoterica. Non tanto come dogma religioso, ma quanto proprio come via iniziatica, al punto che René Guénon arrivò a considerare Cristo come un vero e proprio re del mondo, cioè un uomo universale mediatore tra il cielo e tra la terra. E il punto di massimo distacco da Evola riguarda poi il fatto che per Guénon la tradizione greca, la tradizione nordica e perfino quella romana, non si esaurirono per colpa del cristianesimo, ma perché vennero a esaurirsi come accade in tutti i processi di civiltà. Oswald Spengler docet. E di conseguenza erano venuti meno nella tradizione greca, in quella nordica, in quella romana, erano di meno gli stessi principi di ordine superiore. Anzi, e qui si distanzia sempre di più la posizione di Guénon d'Evola, perché Guénon ci dice che il cristianesimo raccoglie proprio l'eredità esoterica di quelle civiltà e seppur attraverso delle deviazioni, delle regressioni, consentì in ogni caso la sopravvivenza nel mondo occidentale dell'eredità esoterica che era appartenuta
a quelle civiltà, a quelle antiche civiltà. Evola è agli antipodi di queste posizioni e da questo punto di vista rimarrà profondamente nicciano nella sua essenza, pur riconoscendo, ripeto, tanti aspetti tradizionali nell'ambito del cattolicesimo, e pur mitigando le sue posizioni giovanili di imperialismo pagano, che era decisamente anticristiano, però restò agli antipodi di queste posizioni di Guénon, perché non perderà mai l'occasione per ribadire con maggiore veemenza il carattere sovvertitore del cristianesimo e anche del cattolicesimo. Intanto il cattolicesimo è da riconnettersi in larga parte alla spiritualità ebraica e in particolare a quella componente profetica e messianica che troviamo nella tradizione semitica. E allora ecco tutte queste concezioni che non fanno parte della tradizione solare, della tradizione velire, questi concetti di peccato, di colpa che si tramanda, di espiazione. Il cristianesimo dunque rappresenta per Evola una sorta, tornando al linguaggio nicciano, una forma esasperata di dionisismo che sostituisce ogni carattere eroico, ogni carattere sapienziale, ogni carattere iniziatico, sostituisce a questi una fede in larga parte superficiale, intesa come uno slancio confuso verso il soprannaturale. E così, se è vero che il cristianesimo, il cattolicesimo in particolare, assume alcuni elementi misterici, è altrettanto vero che poi li elabora e li utilizza entro tutta una serie di schemi sentimentali e confusamente mistici, secondo la prospettiva evoliana. Per dire in altre parole, il cristianesimo per Evola si pone come forma un po' spuria tra la legge ebraica e il mistero iniziatico, e in questo modo, secondo la visione di Evola, il cristianesimo si allontana alla arcaica spiritualità proprio appartenente alla tradizione indoeuropea e quindi alla tradizione con la T maiuscola, perché la tradizione indoeuropea era una tradizione che pregava in alto, in piedi, con le braccia rivolte verso il sole. La tradizione cristiana è la tradizione di chi piega il ginocchio, implora pietà, chiede il perdono dal peccato, dice di essere indegno, dice che l'uomo nasce indegno, è vittima appunto di un peccato originale che si tramanda dalla notte dei tempi. E tutto questo, secondo Evola, non ha niente a che vedere con la spiritualità solare della tradizione con la T maiuscola. E non è un caso, ci dice, che il cristianesimo sin dall'inizio condanna ogni forma di spiritualità virile che viene respinta, e così tutti quelli che erano momenti di orgoglio e di dignità vissuti appunto nella spiritualità indoeuropea da persone che pregavano in piedi rivolti verso il sole con le braccia levate, tutto questo invece viene respinto dal ginocchio che si piega, chiede perdono perché vittima del peccato di orgoglio. E tutto questo, pregare in piedi a mani levate, viene visto proprio come peccato di orgoglio dal punto di vista poi sociale e politico, al quale Evola è sempre stato molto interessato. Ancora più gravi sono i principi cristiani dell'egualitarismo, di fratellanza, dell'amore, la comunitarietà, che sono
il fondamento mistico religioso di un ideale sociale opposto a quello romano, che invece era gerarchico, anti-egualitario. In questo in realtà ci si ritrova anche Genon, Genon è stato sempre profondamente antidemocratico, in questo coincidono perfettamente le idee di Evola e Genon. Così, contro l'universalità dell'imperium romano, che si giustifica alla luce di un vertice gerarchico che unisce sotto di sé tutta una serie di molteplicità, potremmo dire, nel rispetto delle singole specificità, ecco la società organica. Invece, a tutto questo, il cristianesimo oppone il concetto dissolutivo, involutivo e regressivo, secondo Evola, di collettività. Così il dualismo cristiano tra mondo sovrannaturale e mondo naturale, non riferito ad alcun principio superiore, come invece era per le dottrine tradizionali, questo finisce per rivelarsi una rigida contrapposizione che spinge un uomo ormai separato dal divino da una distanza incolmabile nel campo della materia. E l'elemento dissolutivo, dunque, del tema ebraico del peccato originale si trasferisce per Evola pienamente nella concezione cristiana e assume questa religione toni di esasperazione della espiazione dal peccato, tutta una sorta di pathos che è opposto all'ethos tradizionale, alla dignità tradizionale. Come il dualismo cristiano conduce alla sconsacrazione della natura, che cessa di essere organismo vivente e perde ogni significato magico e simbolico, perché il cristianesimo condanna tutto questo come paganesimo. Sono i pagani a vedere la divinità nelle acque, nella quercia, nella foresta. Tutto questo è etichettato dal cristianesimo come paganesimo, come superstizione. E quindi anche questa cesura con il mondo simbolico e questa relazione con la natura, per Evola è uno dei disastri che ha fatto il cristianesimo. E così, dal punto di vista più strettamente politico, il regno di Dio segna il tramonto della sovranità tradizionale, che si era ricostituita per l'ultima volta, secondo Evola, nella Roma imperiale, grazie proprio all'unione del potere temporale e spirituale. E così il cristianesimo mina alla base dell'idea gerarchica tradizionale, secondo la quale il potere proviene da principi superiori. La fede cristiana, insomma, in altre parole, sovverte la civiltà antica. E così Evola ci dice che il cristianesimo non convertì l'uomo occidentale se non dal punto di vista esteriore, della fede, di una fede superficiale, astratta. Fa eccezione poi il mondo bizantino, il ciclo dell'impero d'Oriente bizantino, che non è un caso che nasce poi da una... in origine era legato alla Chiesa Cattolica, no? E poi lo scisma nasce con la Chiesa Cattolica, che testimonia proprio questa ancora la capacità di grande assorbimento della tradizione romana, e quindi rinnova il concetto di sacrum. Però ecco, per concludere, perché il discorso è estremamente complesso, potremmo dire questo, che Genon individua nel cristianesimo una via importantissima nel cattolicesimo per la riproposizione dei valori tradizionali. Evola riconosce nel cattolicesimo alcuni di questi valori tradizionali, sicuramente, ma non concorderà mai sulle posizioni di così grande apertura di René Guénon relativamente al cristianesimo. Un caro abbraccio a tutti. Marco Cosmo.